Mister, oggi la troviamo qua al campo sussidiario a seguire l'allenamento dell'Empoli con i suoi allenatori. Le piace il gioco dell'Empoli? Siamo qua a vedere una realtà che per i signori dei quali parlavamo prima è una realtà scomoda, perché pensano che il sogno non faccia parte del calcio. L'Empoli, così come il Chievo, come altre piccole realtà, rappresentano il sogno. Vorrebbero fare probabilmente un campionato a sei squadre fra le grandi, e non si rendono conto che se la gente smette di sognare, parlo dei tifosi che sono i padroni del calcio, perché i diritti televisivi vengono dagli abbonamenti che i tifosi pagano. Se si dimentica questo, vuol dire non saper fare neanche di conto. E il sogno va coltivato, e il sogno lo coltivano realtà come quella di Empoli. Senti mister, ieri sera l'ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi della Nazionale, ha detto che ci sono troppi stranieri di colore nelle squadre di primavera e ha suscitato una grande polemica. Come ti senti di commentare? Lasciamo perdere, che commenti vuoi fare? D'altra parte, pochi giorni fa, qualche senatore che era nella commissione per le autorizzazioni a procedere contro senatori ha sostenuto che dare dell'orango alla Chieng non è reato, ma fa parte della dialettica politica. E c'erano tutti i partiti, fortunatamente meno del mio, se no andava a prendere a calcio in culo, perché non ha votato. Ma chi ha votato magari dovrebbe venire a insegnarla a noi. La cosa mi dà un po' fastidio, quindi che sa chi si sia sbagliato, probabilmente ha sbagliato, sì. Fa più specie quello che è successo in Senato. Senti, tu sei stato nel corso della tua carriera anche allenatore del Parma, ti chiedo che effetto ti fa questa situazione, soprattutto se hai individuato un colpevole, dei colpevoli, c'è chi sostiene che le colpe debbano essere addossate a Ghirardi, ad esempio. Io credo che il sistema debba trovare dei contrappesi, valutare bene chi acquisisce le società. La società fa parte di un sistema. Ora, non vorrei che fosse un pensiero politico questo, però tutto quello che è privato, smaccatamente privato, governato e legato solo dal mercato senza regole, porta a far succedere questo. Io credo che delle regole ci debbano essere, e ci debbano essere anche dei controlli. Se non ci sono controlli, c'è il Parma e dietro ci sono anche tante altre realtà meno conosciute, altrettanto dolorose però. Però nello specifico, ecco, sul Parma, cosa ti senti di dire da ex gialloblu? Ma è una realtà importante che ha vissuto momenti di gloria con gli investimenti che la famiglia Tanzi aveva fatto. Poi se si va a valutare come venivano questi soldi, probabilmente c'è dispiacere maggiore, non tanto per il Parma, tanto per quegli operai della Parmalat che sono stati fregati da questo stato di cose. Questo credo che sia la cosa peggiore. Però una realtà di questo genere che finisca così ci dice che cosa? Che il mondo del calcio è attraversato da avventurieri, che il mondo del calcio ha bisogno di regole ferree, ma soprattutto sul movimento di denaro. Grazie.